Oggi voglio parlarti di quando prendere le decisioni in una relazione. Ci sono persone che sono abituate ai conflitti, ci sono persone che sono abituate a dinamiche tira e molla, dinamiche di amore e odio, situazioni in cui ci manifestano il loro amore in maniera incondizionata, salvo poi rimangiarselo e dire che ci lasciano e che non ci vogliono più vedere, che siamo le persone più terribili del mondo. Questo tipo di persone sono abituate ai conflitti e sono abituate a vivere le basse vibrazioni, emozioni di rabbia, rancore, tristezza, paura e così via. E con la loro modalità rischiano di tirare anche noi dentro quel tipo di vibrazioni. Allora, quello che bisogna capire è che non possiamo lasciare a questo tipo di persone la decisione della prosecuzione o meno del rapporto, non possiamo lasciare a loro la responsabilità di definire le regole, perché una persona abituata ai conflitti può vivere tutta la vita dentro i conflitti e stare assolutamente in una condizione di salute e di salubrità dentro questi conflitti. Invece, chi non è abituato a vivere nei conflitti si può ammalare a causa di questi conflitti e potrebbe averne un gran danno. Di conseguenza, quello che è importante considerare è che in una situazione in cui abbiamo a che fare con una persona che in maniera cronica, non solo nella relazione con noi, ma anche nella relazione con altri, ha queste modalità di tira e molla, di amore e odio, di conflitto cronico, alternato a periodi di serenità, beh, forse è il caso che dobbiamo prenderci la responsabilità di interrompere la relazione e di prenderci la colpa di essere additati come persone terribili, come persone crudeli, come persone che si rimangiano la parola e tutto ciò che può emergere in una fase successiva in cui si interrompe la relazione. E questo è l'unico modo per essere liberi di avviare una relazione più felice con qualcun altro, dove non ci siano più queste alternanze di caldo e freddo, amore e odio, vicinanza e lontananza. Parleremo magari della parte dentro di noi che ci ha portato ad avere una relazione di questo tipo, perché di solito noi abbiamo con gli altri un tipo di relazione che corrisponde a una relazione che abbiamo noi dentro noi stessi con una parte interna. Per esempio, se abbiamo a che fare con una persona che ripetutamente alterna caldo e freddo, amore e odio, vicinanza, lontananza e così via, evidentemente questo è il tipo di relazione che abbiamo con noi stessi. Faccio un banale esempio. Se la persona ci avvicina e ci dà calore, siamo felici e in questo momento noi possiamo tranquillamente sentirci felici, in pace con noi stessi, contenti. Quando la persona si allontana, noi per resistere a questo tipo di lontananza dobbiamo separarci anche dal nostro dolore interno, perché se fossimo in contatto col dolore interno, noi rifiuteremo quel tipo di rapporto. Noi invece lo accettiamo. E perché lo accettiamo? Proprio perché accettiamo di separarci anche dal nostro dolore interno. Quindi è vero che l'altra persona si allontana da noi e ci dà sofferenza, nello stesso tempo noi ci allontaniamo dalla parte più sensibile della nostra anima per non ascoltare la sofferenza della nostra anima. Quindi potremmo dire che noi abbiamo con noi stessi lo stesso atteggiamento che l'altra persona ha con noi. Quindi l'altro è come sempre uno specchio, ci aiuta a capire come viviamo nel nostro intimo, ci aiuta a guarire le nostre ferite e naturalmente la sofferenza che ci dà è utile e possiamo anche lasciarla andare e capire che possiamo imparare in modi più costruttivi, migliorare la relazione con noi stessi e avere relazioni più utili col mondo esterno e con gli altri. Bene. Quindi ti auguro una migliore relazione da oggi in avanti con te stessa, con te stesso e ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto condividilo, iscriviti al canale per rimanere aggiornata su ulteriori video riguardanti le relazioni, la crescita personale, la spiritualità e la psicologia. A presto!